conferenza di fine stagione dell'Axel Group Lanina Calcio 5 con il presidente, l'avvocato Gianluca La Stazza, il direttore sportivo Luca Corbucci. Analizzeremo un po' quella che è stata la stagione e chiaramente la prima domanda, presidente, è in merito a questa stagione, un commento, un giudizio su quella che è stata l'annata della squadra che ha raggiunto un obiettivo storico come la finale di Coppa Italia e ha fallito purtroppo l'obiettivo dei playoff. Fallito, sicuramente, voglio dire, era un obiettivo a cui speravamo di accedere. Il fatto di non esserci riuscito non lo vedo come un fallimento. Dico, rispetto alla scorsa stagione, il dato che è emerso è che sicuramente è stata una stagione in cui la squadra ha manifestato più solidità, soprattutto per quanto riguarda i risultati. L'anno scorso ci sono stati veramente troppi alti e bassi, poi è vero che abbiamo fatto un'esplua finale, però è stata una stagione sofferta in cui comunque l'obiettivo salvezza l'abbiamo maturato, diciamo, veramente nella fase finale del campionato. Poi si sono inanellati due o tre risultati positivi da una parte e dall'altra che hanno consentito l'accesso ai playoff, però credo che questa è stata una stagione in cui ritengo, forse potrò sembrare assurda la mia considerazione, però una stagione migliore rispetto a quella dell'anno passato per quanto riguarda il consolidamento. Mi sembra che l'obiettivo, almeno permanenza nella massima serie, non sia stato mai in discussione, cosa che l'anno scorso invece in alcuni tratti abbiamo avuto, insomma, anche paura di dover confrontarci con eventuali play-out. Quest'anno io ho notato sicuramente una crescita del gruppo e se andiamo ad analizzare veramente le partite, non c'è stata, tranne una partita con il Pescara dove abbiamo perso in modo netto, tutte le partite le abbiamo giocate veramente alla pari. Si sono determinati i risultati veramente per differenze di un gol, maturati spesso anche nei secondi finali. Quindi questa è stata una squadra che ha pagato purtroppo l'inesperienza di un campionato che affrontiamo per la seconda volta, che è stata la seconda stagione che siamo stati in Serie 1. Quindi piccoli errori poi hanno determinato quei pochi punti che magari avrebbero fatto la differenza, perché praticamente non abbiamo mancato l'accesso ai playoff per credo due punti. Mettiamoci che comunque è stata una stagione costellata da infortuni in maniera veramente infame, perché non ricordo una stagione dove non siamo riusciti forse mai a giocare una partita al completo. Mettiamoci Corso, che è stato tesserato dopo due mesi, Terenzi è mancato tutto il girone d'andata, Borca a tratti ha avuto dei problemi, quindi non è stato disponibile, tanti altri, insomma, adesso non mi vengono. Maina, ecco, l'infortunio di Maina a fine stagione, Bagoli, Chinchio, quindi veramente è stata una stagione sotto il profilo dell'area medica, l'infermeria era veramente sempre piena. Ovviamente per una rosa come la nostra, che non è una rosa ampia, quando si sono verificate queste situazioni qui, non è stato facile poi arrivare alla fase finale con, diciamo, la freschezza che magari ci attendevamo. Abbiamo dovuto gioco forza, tra virgolette, spremere alcuni giocatori che in alcune situazioni hanno veramente giocato un minutaggio alto, quindi il girone di ritorno l'abbiamo pagato anche per queste situazioni, perché veramente il girone d'andata è stato un girone veramente con dei risultati positivi in sequenza. Abbiamo dato la sensazione di essere una squadra veramente che poteva giocarsela veramente anche per i piani alti. Siamo stati a un periodo della stagione che eravamo addirittura quarti o quinti in classifica. Purtroppo il girone di ritorno è stato un girone dove abbiamo pagato tutte queste cose qui, inesperienza, infortuni, forse quel pizzico di cattiveria che in un paio di partite avremmo dovuto
metterci un po' di più, però ripeto, nel complesso è servita a maturare e farci capire insomma quali sono le difficoltà nell'affrontare una categoria come questa, però con la consapevolezza di poterci stare. Non c'è mai stata la sensazione che nell'affrontare qualsiasi squadra potessimo partire battuti, abbiamo sempre veramente giocato a testa alta, anche grazie al mister che ha comunque un'idea sua di gioco che è sempre quella insomma di non sottomettersi a nessuno, e questo è una cosa che mi fa piacere insomma. Il futuro immediato, dico ferme a di. Beh, intanto sentiamo Luca se la pensa come me, anche se ci siamo confrontati in questi giorni, quindi tiriamo prima una riga su quello che è stato la stagione appena conclusa, poi veniamo a quell'altro discorso. Io sul bilancio di questa stagione traccio una linea netta tra quello che è stato la stagione dei risultati, quindi del campo, e quello che è stato la stagione fuori dal campo. Perché forse l'amaro in bocca delle ultime partite che non ci hanno concesso di accedere ai playoff ha nascosto un pochino quanto secondo me questa società continua a fare di buono ogni anno. Quest'anno, come ha detto il presidente, mi sembra netta la crescita ancora che questa società ha effettuato anche a tutti i livelli, quindi non ci scordiamo che la nostra seconda apparizione in Serie A, e penso che continuiamo come ormai sono da tanti anni questo nostro processo di crescita. L'abbiamo fatto prima in Serie B, l'abbiamo fatto in A2, cercando poi di alzare sempre più il tiro. Cioè, siamo arrivati in Serie A dove adesso quindi è il massimo livello di espressione del nostro sport. Sicuramente abbiamo costruito una rosa nella quale abbiamo sempre riposto grande fiducia, nella quale nel giro d'andata ci ha regalato grandissime soddisfazioni e ci ha regalato questa storica promozione alla finaletta di Coppa Italia. Giro ritorno, diciamo che probabilmente sono successe un pochino di cose che ci hanno fatto perdere quella che era il grande sogno e la grande ambizione di partecipare ai playoff. Secondo me la società deve essere sempre obiettiva e soprattutto saper analizzare bene quello che succede durante una stagione. Io archivio questa come una stagione positiva, dove sicuramente ognuno di noi, in primis io che sono un debuttante a massima serie, ho imparato tanto, ho avuto modo di fare esperienze importanti, però per quello che sono stati questi mesi, per quello che è stato anche la crescita della squadra, come diceva il presidente, e perché ho trovato in tutte le partite una squadra pronta, penso veramente che nessuno possa dire che con il Latina la partita se l'è portata a casa o ha avuto vita facile, se non ecco, tranne quell'episodio di Pescara. Quindi penso che questa sia un punto di partenza, come tante altre volte sono state le stagioni passate. La Serie A abbiamo capito che è un campionato molto difficile, che ha bisogno di tante energie durante l'anno, perché purtroppo quest'anno sono successe tante cose, però io se faccio il computo tra i risultati e tra quello che è stato l'annata a 360 gradi anche a livello organizzativo, a livello societario, penso che Latina non può che essere contento di quanto è successo. Presente, futuro, presente abbiamo parlato, futuro, immediato, chi resta, chi va via? Adesso senza scendere, chi resta, chi va via, ripeto, la cosa da cui vogliamo partire è sicuramente la guida tecnica. Ci siamo incontrati con Piero qualche giorno fa, ci sono intenti comuni di proseguire, quindi pensiamo innanzitutto di partire da quel tassello lì. Questo non toglie che ci sono stati dei momenti in cui ci siamo confrontati anche in maniera netta su alcune situazioni, però facendo il computo di tutto quanto riteniamo
che di allenatori come Piero ce ne siano pochi, quindi ce lo teniamo ben stretto finché sarà possibile. Ripeto, dobbiamo ancora definire gli ultimi dettagli, però insomma sembra insomma una linea tracciata, dovrebbe essere quella della conferma di Piero. Detto questo, il direttore sportivo che ci è andato insieme in Spagna. Qui fortunatamente lavoro in una società dove i passi sono mossi sempre in grande accordo e soprattutto concertati insieme, quindi non quando mi muovo io, quando si muove il press, assolutamente non c'è unità di intenti e soprattutto c'è grande chiarezza da tutte e due le parti. E, cosa importante, al di là del professionista, perché abbiamo trovato sicuramente una persona che merita la Piazza di Latina umanamente, e soprattutto il presidente ha sempre ben chiaro, perché questa è una cosa che in tutte le chiacchierate, in tutte le cose dove poi mi muovo, il presidente cerca per la città, per il suo palazzetto, per la sua squadra, un certo tipo di calcio a 5. Questo noi abbiamo la fortuna che con mister Basile abbiamo sempre espresso, anche perché regalare una squadra rinunciataria o comunque un calcio a 5 passivo a un pubblico come quello che abbiamo dimostrato quest'anno, penso sarebbe quasi un sacrilegio. Invece questa è una cosa importante che consideriamo in ogni nostra scelta. Di essere la colonia dei Pontini, che anno è stato per loro? Questa è una domandona, nel senso, sapete quanto siamo legati alla nostra colonia dei Pontini, un po' per qualche infortunio, un po' per come si è snocciolato e andato via l'anno, probabilmente forse ci attendevamo un aiuto più concreto, anche perché abbiamo una rosa abbastanza ristretta numericamente, quindi cioè, fatta apposta poi tra l'altro, perché veramente noi quando diciamo che puntiamo sui nostri ragazzi lo diciamo con i fatti, quindi non a parole. È vero che Andrea ha avuto un infortunio lungo, Bagoli più o meno la stessa cosa, Banana ha giocato, Rosario ha giocato tanto e tra l'altro dandoci anche una buona mano, Simone si è alternato con Landucci dopo, prima con Patrizzi, però su questa cosa vi dico che conoscendo le potenzialità, ma conoscendo anche soprattutto il valore umano dei ragazzi, io mi aspetto di più perché lo sono stato da Pontino, giocatore di questa squadra, lo sono stato da Nerazzurro, sono convinto che quello che loro hanno dentro e soprattutto i mezzi, perché poi contano anche quelli, i nostri ragazzi ne abbiano tanti e ottimi, quindi devo dire ancora mi aspetto di più da questi ragazzi. E loro comunque ripartire? Sì, no, considerate che quello che vi diciamo oggi, abbiamo iniziato una serie di chiacchierate con chi probabilmente adesso parte, perché gli stranieri sono i primi che partono, quindi adesso con tanti a tavolino ancora non ci siamo messi. L'intento della società comunque è di partire allo zoccolo duro di questa squadra, poi i matrimoni si fanno sempre in due, poi se ci sarà la volontà da entrambe le parti troveremo il modo di andare avanti, se no dovremmo fare scelte differenti. Tutte queste, c'è stato un tam-tam sui social network, su Facebook, in merito ad un tuo ex giocatore. Ci vuoi dare una spiegazione di questa cosa? Preferisci non tacere? Ripeto, quello che avevo da dirgli gliel'ho detto privatamente. Credo che come giocatore non si discuta, come uomo per me, voglio dire, ha dimostrato veramente di essere poca cosa, perché quello che ha fatto è di una bassezza unica, quindi penso che nella vita si può trovare bene, ci si può trovare bene in un rapporto o meno, però la cosa che sempre mi ha contraddistinto è quello di parlare in faccia e di anche chiarirsi se necessario a brutto muso. Non ha mai lasciato trasparire nessun sentimento di rancore, anzi lo scorso anno quando c'era da fare il rinnovo non si è materializzato per una differenza di poco, comunque rispetto ad un'offerta di quando è stato qua sicuramente minore, quindi la volontà di rimanere, la voglia di rimanere c'era anche a Latina. Sputare così nel piatto dove ha mangiato lo ritengo veramente gesto vile,
non saprei veramente più commentarlo, però vabbè, chiudiamo qua il discorso perché credo che sono passati tanti giocatori, grandi giocatori, anche forse non grandi, ma nessuno ha mai veramente ha mai avuto un comportamento del genere, soprattutto da un professionista come lui si reputa, scendere così in basso su un social a fare un commento del genere, godere del mancato accesso ai playoff della sua ex squadra, credo che è tutto dire, no? Dopo che comunque con lei ci sono stati diversi incontri in cui ha sempre manifestato atteggiamenti cordiali, devo desumere che erano tutti atteggiamenti di facciata, però va bene, non è una cosa che ci tocca più di tanto. Tu non c'eri lo scorso anno? No, non c'ero, ho avuto a che fare con un ragazzo, anche perché quando stavamo facendo la squadra era uno dei nomi con cui ragionavamo per un determinato luogo, quindi io ci ho parlato e tra l'altro a me aveva detto cose positive, quindi non sono cascato un po' dalle nuvole. Io faccio un discorso un po' più generale, in quella che è la franchezza dei rapporti, tante volte soprattutto in questo ambiente è difficile trovare gente schietta o che comunque poi ti faccia vedere realmente quello che pensa. Fortunatamente chi si accosta alla nostra realtà penso che possa dire di incontrare sempre interlocutori abbastanza franchi e comunque sinceri, poi con tutti i pregi e i difetti, perché ne avremo tanti anche noi, soprattutto di difetti. Però sullo stare male qui a Latina penso che pochi possano, se non nessuno, perché prima io ci ho giocato, adesso da dirigente, ma soprattutto ho rapporti con tanta, quest'anno sono passati giocatori importanti e penso se voi chiediate, faccio i due nomi tra virgolette più carismatici, a Borca, Blanco o Arnaldo, che hanno girato tanto, penso che possano dire, al di là del nostro percorso di crescita, che comunque Latina è piazza dove si sta una determinata maniera, per quello dico dispiace perché poi pensi, è quello che è stato sempre pensato qui, che prima di tutto si creano dei rapporti e poi c'è anche l'aspetto lavorativo, perché questo è il lavoro giustamente, quindi vederlo così sinceramente, soprattutto leggere un po' tutto il contorno dove era poi quel post, diciamo dispiace un po' perché poi tante volte tu pensi da buona fede, poi tante volte forse non è da entrambe le parti. Altre domande? Bene così? Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie.